Caro Papa Francesco, che cosa ti fa felice nel tuo lavoro come Papa? Cara Judith, mi fa felice stare con la gente. Caro Papa Francesco, perché non ci sono più miracoli? Caro Joaquin, ma chi te lo ha detto questo? Non è vero, i miracoli ci sono anche adesso. Caro Papa Francesco, perché alcuni genitori litigano? Cara Alexandra, siamo tutti umani. Un fuoco di fila di domande, curiose, sincere, trancianti. 31 domande di bambine e bambini tra i 6 e i 13 anni, selezionate tra 256 da tutto il mondo, e 31 risposte del Papa, altrettanto dirette, sincere, da cuore a cuore. Il risultato di questo dialogo a distanza è L'amore prima del mondo, il libro colorato e pieno di disegni pubblicato di recente dalla casa editrice dei Gesuiti Loyola Press. A raccogliere le risposte del Papa ai bambini era stato nei mesi scorsi il direttore della Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro. Papa Francesco ama essere diretto, immediato, non ama i filtri, non ama i muri, le barriere. I bambini rappresentano questa spontaneità diretta, non hanno filtri, non hanno barriere, non hanno tutte quelle costruzioni di difesa che noi a volte abbiamo, delle quali noi ci circondiamo. Il Papa ha risposto alle loro domande facendosi anche coinvolgere, facendosi provocare dalle domande. Ricordo la domanda di un bambino che gli ha posto una questione interessante, cioè: lei ama Gesù? E il Papa ha risposto: non lo so, ma so che lui mi ama molto. I bambini sono semplici e quindi non sono facili. Non lo sono le loro domande, che arrivano diritte al punto, anche quando i punti sono la vita o la morte, la guerra o la pace, e quando a porle sono Luca, un bimbo australiano di 7 anni, che chiede se alla sua mamma, che è andata in cielo, spunteranno le ali, o quando Mohamed, 10 anni, dalla Siria, chiede a Francesco se un giorno il mondo sarà nuovamente bello, come in passato. Un bambino americano ha chiesto: ma se tu potessi fare un miracolo, cosa faresti? E il Papa ha detto: guarirei ogni bambino. E ricordo ancora come il Papa ha risposto a questa domanda. Ha risposto lentamente, dicendo che lui non sa perché i bambini soffrono. Cioè, si è confrontato direttamente con questa domanda, non dando una risposta semplice, ma dicendo chiaramente che questo sarebbe il suo più grande desiderio. La domanda che dà il titolo al libro è di un bimbo canadese di 8 anni e farebbe tremare ogni teologo. Che cosa faceva Dio prima di creare il mondo? Caro Ryan, ecco cosa faceva Dio. Dio amava, Dio ama sempre, Dio è amore. Mi colpisce vedere come il Papa consideri i bambini come il futuro, cioè vede nei loro occhi il futuro. Forse è per questo che il Papa parla così facilmente e direttamente ai bambini, perché vuole rivolgersi a un'umanità che anche oggi ha un futuro. Caro Papa Francesco, che cos'altro vorresti fare nella tua vita? Cari Hannes e Lidewi, mi piacerebbe fare tante cose, mi piacerebbe sorridere sempre.